Ciao donne in cucina, allora oggi prepareremo delle polpette keto con una base di avocado e formaggio cremoso, ok? Andremo a fare intanto le nostre polpette. Allora, prendiamo 250 g di carne macinata. Allora, prima cosa ci andiamo a mettere i nostri guantini perché con le unghie lunghe non va bene. Prendiamo i nostri guantini. Allora, mettiamo un po' di sale nella nostra carne macinata, un po' di rosmarino se ci piace, se no no, per dare un po' di sapore. Poi andiamo a mettere un po' d'olio. Un po' di pepe, poi ci mettiamo un po' di aglietto che già l'abbiamo tritato, ci mettiamo due uova, poi ci mettiamo un po' di pecorino o parmigiano, quello che ci piace di più, io ci ho messo il pecorino. E poi andiamo a prendere una ricottina, io prendo questa qua senza lattosio perché senza lattosio ha meno carboidrati e ogni 100 grammi di ricotta senza lattosio, in questo caso questa che io prendo da MD, ogni 100 grammi ha 3,7 carboidrati, però pensate che con questa quantità ci mangia all'incirca 3 persone. Si possono fare le polpettine per 3 persone. Quindi abbiamo messo tutto, andiamo a fare il nostro impasto per le nostre polpette. Oggi abbiamo anche una guest star, un ospite che è Sofia, che sta dietro la telecamera. Fatti vedere, Sofia, vieni un attimo qua. Dai, fatti vedere. Appena tornata dalla Puglia, dalle vacanze, eccola la mia bambinona. Allora, Sofia, mi prendi un po' di farina di mandorle, per favore, grazie. Sta lì sopra. La mia aiutante. No, quella blu sopra. Dato che il composto sarà un po' morbido, noi ci aggiungiamo un po' di farina di mandorle. Aprimela, grazie. Giusto un po' per addensare il tutto. Me ne verso un pochino, grazie. Ancora un po'. Ancora un po'. Ok. Più o meno un 30-40 grammi. Giusto per addensare un po' le polpettine. Prendiamo della farina di semi di lino. Questi sono semi di lino che io ho precedentemente macinato, se no c'è anche la farina proprio di semi di lino che è meno granulosa. Io per friggere preferisco, per impanare preferisco questa. Ok? Adesso andiamo a mettere l'olio nella nostra padella perché dobbiamo friggerle. Ok? Accendiamo. Portiamo a temperatura il nostro olio e intanto facciamo le nostre polpettine. Mi raccomando, fatele non tanto grandi perché sennò avranno problemi dopo a cuocere all'interno. Un'idea. Vediamo se qua friggono. Sì. Mettiamo le nostre polpettine a friggere. Ci
Facciamo ancora una, così facciamo 5 e 5. Però con lo stesso impasto ne escono almeno altri 5-6. Quindi tre persone ci mangiano bene. E prepariamo, mentre qua frigge, prepariamo la nostra salsa. Vediamo perché si è un po' sporcato tutto. La bellezza della piastra induzione che ci puoi lavorare sopra anche mentre sta funzionando, perché il calore è solo lì, non è qua. Allora, ok, prendiamo il nostro avocado, intanto qua facciamo cuocere, abbassiamo un po' il pochino. Prendiamo il nostro avocado nella speranza che sia buono, che dentro sia verde e non nero. Ah, questa volta ci è andata male, perché l'avocado non sempre dentro è fatto bene. Questo non era fatto bene, quindi questo lo buttiamo. Adesso, dato che noi avevamo precedentemente fatto già la salsa con l'avocado, tipo guacamole, non facciamo altro che andare ad aggiungere del formaggio spalmabile. Io uso sempre quello senza lattosio perché ha meno carboidrati e di conseguenza mi piace di più. E di conseguenza, soprattutto, è meglio per l'alimentazione keto. Oh, mannaggia! Vabbè, gli incidenti succedono a tutti, ragazzi, non solo a me. Sofia se la ride come una scema. Però tutti quanti facciamo un po' le cappelle in casa. Gli sbagli, scusate il mio linguaggio un po' scurrile. Vabbè, comunque creiamo una salsetta con Philadelphia, avocado, e se ci volete mettere un po' di panna, un po' di spezie varie, ma non è necessario. Questa salsetta ci piace. Adesso andiamo a girare le nostre polpettine. Allora, preparate le nostre polpettine, vedete? Andiamo a impiattare. Prendiamo due piattini, due piatti, ci mettiamo sotto la nostra cremina fatta con avocado e Philadelphia. La stendiamo un po', magari se è un po' più lentina è anche meglio. E ci andremo ad adagiare le nostre polpettine sopra. Noi ci possiamo mettere un po' di prezzemolo, un filo d'olio, quello che vogliamo. Ci mettiamo giusto un po' di pepe per guarnire il piatto. Ok? Questo è il nostro piatto di oggi. Adesso lo assaggeremo. Sofia viene ad assaggiare. Assaggiamo le nostre polpettine con la cremina. Bruciano, quindi dobbiamo stare attenti. Ci prendiamo un po' di salsina. Brucia, ma attenta. Come sono? Buone. Sono buoni. Ok, sono molto buoni. Ricetta fatta. Ciao, donne in cucina. Seguitemi sul mio canale YouTube, Donne in Cucina. Ciao, ciao.